Il titolo appunto che è stato dato a questo incontro, l'Eucaristia, cammino di misericordia, quindi all'interno, da collocare anche all'interno dell'anno giubilare, come sottotitolo metterei Si fermarono con il volto triste, quindi il riferimento all'episodio dei discepoli di Emmaus. Questo titolo del mio intervento è dunque un'esplicita evocazione del racconto evangelico di Emmaus. Fare della liturgia di Emmaus il paradigma di questa riflessione che vi propongo questa mattina significherà declinare il rapporto tra Eucaristia e misericordia come cammino, presenza, parola e ospitalità. La liturgia di Emmaus, permettetemi di chiamarla così, e vedremo perché la chiamo liturgia di Emmaus, emergerà in tutta la sua capacità di essere modello ispiratore della liturgia che ci attende, ossia una liturgia più attenta alla concreta situazione degli uomini e delle donne del nostro tempo e, come i due di Emmaus, uomini e donne che hanno la speranza spezzata e per questo se ne vanno delusi e faticano a riporre fiducia in qualcuno, ad avere ragioni in cui sperare, ancora sperare. In questa prospettiva ho scelto di sostare sul rapporto tra Eucaristia e misericordia, appunto alla luce del racconto di Emmaus, percorrendo due itinerari, vedrete che si incrociano costantemente tra loro, perché sono anche convergenti. Il primo itinerario è quello del ruolo della liturgia nell'annuncio del Vangelo oggi, se vogliamo, rapporto tra liturgia ed evangelizzazione. Si ha talvolta l'impressione di non essere ancora pienamente consapevoli che la liturgia è una realtà evangelizzante in se stessa e da se stessa. Non è uno strumento di evangelizzazione, ma la liturgia è realtà evangelizzante in se stessa e da se stessa. Questo è il primo itinerario. Il secondo itinerario, strettamente congiunto a questo primo, cercherà di discernere quale liturgia per l'uomo e la donna del nostro tempo. Sono loro i destinatari delle nostre liturgie, di quelle che voi presiedete, e per questo fin da ora siamo chiamati a un esercizio di vigilanza, di discernimento. Ma vi domanderete perché ho scelto il racconto dei discepoli di Emmaus come paradigma di riflessione. La ragione l'ho individuata nel fatto che Emmaus è liturgia fatta Vangelo, cioè è l'esperienza liturgica della comunità apostolica che è diventata narrazione evangelica. Come ogni testo del Nuovo Testamento, Emmaus è un testo dove la Chiesa si racconta e quindi al tempo stesso si espone e si giudica, dove la Chiesa dice ciò che è e si misura su ciò che dovrebbe essere. Nessun esegeta dubita ormai che questo episodio raccontato da Luca sia impastato dall'esperienza che i primi cristiani facevano in quelle forme embrionali di liturgia, che tuttavia già racchiudevano l'essenziale del culto cristiano giunto fino a noi. La lettura delle scritture alla luce della morte e della risurrezione di Cristo e la frazione del pane, cioè l'Eucaristia. Al contempo, in questa pagina di Luca, la Chiesa si è data da se stessa la norma della sua pratica, così che potrà sempre tornare a Emmaus, è quello che faremo noi stamattina, tornare a Emmaus come al canone della nostra liturgia e lì valutarla. Appunto è quello che cercheremo di fare anche noi. Torneremo a Emmaus come alla fonte della nostra liturgia nella consapevolezza che
che ciò che il Signore ha compiuto a Emmaus è ciò che ancora oggi Egli compie nelle nostre liturgie. Nell'episodio di Emmaus, la prima generazione di cristiani ha raccontato il cammino che ha compiuto per giungere alla fede pasquale. Emmaus mostra come si diventa cristiani e come si resta cristiani. Per questo Emmaus è in modo del tutto indisgiungibile un microcosmo della fede cristiana e un microcosmo dell'autenticamente umano. È microcosmo della fede perché gli elementi essenziali vi sono contenuti: la presenza del risorto sempre da riconoscere, l'intelligenza delle scritture, lo scandalo della croce, l'Eucarestia, l'annuncio il Signore risorto, la comunione ritrovata nella Chiesa. Ma Emmaus è anche un microcosmo dell'autenticamente umano, io lo chiamo così, autenticamente umano, perché se vogliamo vederla è un'affascinante esperienza umana, un vero e proprio itinerario di maturazione umana per i due discepoli. Vi troviamo la ricerca di senso, il cammino, il dialogo, la sofferenza, la morte, lo scendere della sera con le sue tenebre e paure, l'ospitalità resta con noi, la condivisione del pane, l'apertura degli occhi che è riconoscimento, comprensione di senso e il ritorno alla relazione abbandonata. Emmaus è dunque al tempo stesso microcosmo dell'essenza del cristianesimo e dell'autenticamente umano. È cammino di fede ed è cammino di umanizzazione, come è sempre la liturgia, cammino di fede e cammino di umanizzazione. Il nostro intento, tuttavia, lo avrete capito, non è di fare un commento esaustivo e tantomeno una lezione su questa pagina del Vangelo. Ci limiteremo invece a cogliere come da questo racconto emerga il modo in cui nella liturgia Gesù Cristo continua ad annunciare il Vangelo ai suoi discepoli, facendo compiere loro un cammino di misericordia e di speranza che ha al suo culmine l'Eucarestia, la frazione del pane. Dunque, articolerò il mio intervento in quattro punti. Primo punto, il cammino; il secondo, la presenza; il terzo, la parola; e il quarto, l'ospitalità. Primo punto, il cammino. Della prima parte del racconto vorrei mettere in luce due soli elementi. Il primo elemento da cogliere è che l'episodio di Emmaus si svolge per intero lungo la strada che va da Gerusalemme a Emmaus ed è esattamente un'andata e un ritorno. In particolare, dall'inizio del racconto alla sosta per la cena, tutto avviene in movimento. Si inizia dicendo che due di loro erano in cammino e poi si aggiunge: mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Il movimento compiuto da Gesù è quello di avvicinarsi a due suoi discepoli che stanno camminando, per mettersi al loro passo e aver parte ai loro discorsi. Quasi a voler sottolineare il nesso tra parlare e camminare, Gesù domanda ai discepoli: che sono questi discorsi che state facendo tra voi camminando, peripatuntes? Discorsi che state facendo camminando. Domandando di cosa parlano, in realtà Gesù fa dichiarare ai due la ragione del loro cammino. La fede pasquale nasce in cammino perché è un cammino. Il cristianesimo stesso, negli Atti degli Apostoli, lo sappiamo, è più volte chiamato via, odos, mentre per l'Apostolo Pietro la condizione dei cristiani è di essere stranieri e pellegrini, prima Petri 2,11, cioè gente che cammina, sempre in cammino. E per Giovanni dirsi credenti in Cristo significa camminare come Lui ha camminato, prima Giovanni 2,6.
La liturgia di Emmaus è in cammino a dire che la liturgia cristiana è in itinere. Non dobbiamo dimenticare che uno dei nomi più antichi del radunarsi dei cristiani per l'Eucaristia domenicale è il verbo latino procedere, da cui proviene il nome processio dato all'assemblea liturgica, un nome che di certo è la traduzione latina di synodos, fare strada insieme. Sinodo è il più antico nome dell'assemblea liturgica cristiana. Partecipare all'assemblea liturgica domenicale non significa dunque fermarsi, ma riunirsi per camminare, per fare strada insieme. Pensare all'assemblea liturgica come sinodo, un fare strada insieme, corrisponde proprio all'immagine biblica del popolo di Dio in cammino. È questa consapevolezza che ha anche configurato lo spazio liturgico cristiano, che nella sua forma più tipica dispone l'assemblea dei fedeli orientata verso l'abside, verso l'altare, dunque rivolta al Signore veniente. L'uso recente di porre l'altare al centro con l'assemblea radunata attorno fa torto allo specifico liturgico cristiano, perché descrive un cerchio e di fatto chiude la Chiesa su se stessa. Quanta ideologia si è fatta partire dal circumstantes. Al contrario, il Signore sta sempre davanti alla sua Chiesa, la precede, chiamandola a camminare dietro a Lui e al contempo ad andare incontro a Lui, che è l'ercomenos, il veniente. La liturgia di Emmaus avviene in cammino non solo perché si diventa cristiani attraverso un itinerario, ma anche perché il credere è un camminare. Anzi, la fede ne è la causa. Secondo la bella espressione di Paolo in 2 Corinti 5:7, noi camminiamo per la fede, dia pisteos, per la fede, a causa della fede. Per questo uno dei primi compiti della liturgia, io credo, è quello di mantenere in movimento la fede, di far vivere la fede come dinamica e crescita. Perché la liturgia cristiana non è il culto di una religione materna e dunque avvolgente, protettiva, rassicurante, ma al contrario, come vedremo più avanti, ha al suo cuore la parola di Dio Padre che risuona, giudica, chiede conversione. Ritengo che una delle tentazioni che spesso oggi attraversa il nostro modo di celebrare sia quella di apprestare una liturgia che mira soprattutto alla dimensione affettiva delle persone. Tutto sembra orientato all'emotività, al fine di suscitare l'emozione, la suggestione. Così al centro viene posto il sentire della persona, più il sentire della persona, ciò che prova, e non viene invece l'appello a uscire da sé per ascoltare la parola di Dio in un cammino di conversione, di comunione con il Signore e con i fratelli e le sorelle nella fede. Quella di Emmaus è una liturgia in cammino per ricordare che la liturgia cristiana deve muovere e in certi casi perfino scuotere la fede di chi vi partecipa. Questo significa che non raggiungono una piena qualità cristiana quelle liturgie nelle quali ci si accontenta di acquietare le coscienze, liturgie predisposte per essere una riserva di buoni sentimenti, un deposito di valori. A volte finanche liturgie messe prontamente a disposizione come serbatoio di identità culturali e di tradizioni, o ancora come meri riti di una religione civile attraverso i quali confermare lo status quo, legittimare moralmente certe scelte, perfino scelte politiche, e perfino suffragare vittime di vere e proprie guerre chiamate missioni umanitarie. Ricordiamolo, il cristianesimo sarà sempre, su alcune questioni, una controcultura di cui la liturgia deve essere il segno più
immediatamente eloquente agli occhi del mondo. Comprendere la liturgia come una realtà in itinere, di una fede in cammino, significa nel preciso contesto antropologico, culturale e sociale nel quale viviamo, comprendere che le nostre liturgie, più in generale le celebrazioni dei sacramenti, sono oggi chiamate a ospitare un modo di vivere la fede, anche tra i credenti più assidui, che non è più come un tempo la somma di certezze incrollabili, ma è l'espressione di un desiderio di qualcosa e di qualcuno in cui poter sperare, così che credere significa aggrapparsi a una speranza oggi. Oggi infatti la fede è per lo più sperimentata come l'apertura a una speranza, così che lo sperare di credere è già un credere alla maniera nascente. Lo ripeto, sperare di credere è già un credere alla maniera nascente. La liturgia è realtà evangelizzante quando è in grado di interpretare la situazione di quelle persone che credono solo perché sperano di credere. Allo stesso modo l'Eucaristia è cammino di misericordia quando raggiunge a sostenere il credente nella sua fatica di camminare nella fede. Occorre infatti essere consapevoli che il più delle volte la presenza all'Eucaristia domenicale rappresenta quel sottile filo che tiene il credente e la comunità cristiana ancora uniti, ancora comunicanti. Per questo oggi, io credo, è necessaria una liturgia che non si limiti a celebrare verità, a proclamare certezze, ma sappia anche prendere in conto chi vive l'inquietudine del credere, fino a conoscere anche il dubbio, l'oscurità. Una liturgia che va loro incontro fino a portare la fatica di chi fatica a credere. Solo così sarà cammino di misericordia, sarà cammino di speranza. Per questo occorre fare attenzione, io credo, a liturgie troppo festanti, al limite del superficiale, eccessive nei toni e negli accenti, quasi che si debba sempre a ogni costo fare festa. Ma chi lo ha detto? Domandiamoci, siamo altrettanto capaci di offrire ai credenti seri, liturgie capaci di suscitare la speranza, di nutrirla la speranza, liturgie capaci di dare ragioni per sperare a cuori stanchi e affaticati? Lo abbiamo ricordato prima, la fatica a credere, ad avere fiducia negli altri, nella vita, nel futuro, è uno dei tratti che caratterizzano l'uomo e la donna occidentali, e questo non può non segnare anche la fede del credente contemporaneo. Spesso mi domando se le nostre liturgie non suppongono come destinatari unicamente uomini e donne dalla fede salda, per le quali tutto è evidente, certo e definito. Oggi la liturgia deve saper essere realtà evangelizzante per una generazione di credenti con poca capacità di fede. Attenzione, parlo di poca capacità di fede, che non è la pistia, la mancanza di fede, e neppure l'ologopistia, la poca fede. Ma la poca capacità di fede è l'asteneia tespisteos, la debolezza della fede di cui parla Paolo due volte nella lettera a Romani, Romani 4:19 e 14:1. Asteneia tespisteos, la debolezza nella fede. Solo una liturgia che sa accogliere la fragilità della fede sarà una liturgia evangelizzante, perché saprà, come Gesù stesso, ascoltare e interpellare l'appello che il padre del ragazzo epilettico gli rivolse in Marco 9:24. Credo,
aiutami nella mia incredulità. La debolezza della fede dei credenti di oggi è il luogo privilegiato dove la liturgia è chiamata a usare misericordia. Non dunque una liturgia ossessionata dal peccato degli uomini, ma attenta e consapevole a quanti oggi fanno fatica a credere, a porre fiducia, ad affidarsi. E veniamo al secondo punto. Il primo era il camminare, il secondo la presenza. Il secondo elemento che mi preme sottolineare nella prima parte del racconto dei discepoli di Emmaus è là dove viene detto che Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Michel de Certeau, uno dei più grandi teologi contemporanei, un autentico visionario, un gesuita, Papa Francesco lo cita molto, nel suo prezioso commento ai discepoli di Emmaus, a mio parere uno dei migliori commenti che siano stati scritti, così interpreta questo avvicinarsi di Gesù in persona e camminare con loro. Scrive Michel de Certeau: è sempre Lui che viene a noi, Dio si fa nostro prossimo, a queste pecore senza pastore, a questi malati senza medico, a questi uomini spogliati dalle loro speranze, ma ancora abitati dal suo ricordo e che lo cercano anche là dove sanno bene di non trovarlo, proprio in questo povero tesoro dei sogni perduti, Gesù si avvicina. Essi lo rimpiangono ed egli è là che cammina con loro. Lui e loro. Luca inquadra la sua frase in queste due parole: Lui e loro, che riassumano la storia, ogni storia, Lui con noi, così Michel de Certeau. Come in quella di Emmaus, anche in ogni liturgia cristiana, il Signore si fa vicino e presente, e la Chiesa è chiamata a riconoscere il mistero della sua presenza personale. Certo, l'assemblea liturgica è convocazione, lo sappiamo, un venire del popolo alla presenza del Signore, ma è sempre al tempo stesso anche un venire, un farsi prossimo del risorto alla sua comunità. Nei racconti delle manifestazioni del risorto, in Luca come in Giovanni, si dice: venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Per questo la prima parola che il presbitero, che voi presbiteri, rivolgete ai fedeli è: il Signore sia con voi, che si può tradurre, sapete, anche come un'affermazione: il Signore è con voi. Riconoscere la presenza del Signore è dunque il primo atto di fede che l'assemblea compie. Il Signore è con noi. Nella liturgia il Signore evangelizza la sua comunità attraverso il mistero della sua presenza personale, a dire che il Vangelo lo si annuncia solo da persona a persona. La relazione che si stabilisce tra Cristo e la Chiesa nella liturgia è infatti una relazione personale, dal momento che nella preghiera liturgica un noi, quello dell'assemblea, si rivolge a un tu. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, confessiamo nel Gloria. Oppure annunciamo la tua morte, Signore, cantiamo nell'anamnesi. Ma soprattutto al termine del Vangelo acclamiamo: lode a te, o Cristo, riconoscendo che è Lui che parla quando nella Chiesa si leggono le Scritture. Presenza e relazione, questa è la dinamica della liturgia, perché è la dinamica del Regno di Dio. In Luca 17:21 si legge: nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il Regno di Dio è in mezzo a voi, Regnum Dei intra vos est. Il Regno è un tra noi, non è un luogo. Al contrario, il Regno è un non luogo. Più precisamente, il Regno di Dio è la relazione, il legame. Così
alla scuola della liturgia la Chiesa impara che evangelizzare è anzitutto creare una relazione personale. Presenza, sia chiaro, non come categoria militante, ma come un farsi prossimo all'altro, che è già annuncio del Vangelo anche senza parole. A Emmaus il risorto si fa prossimo prima di farsi parola, fa strada insieme ai due discepoli prima di farsi riconoscere loro. A noi tutti è ben nota la raccomandazione che San Francesco di Assisi, e sono contento di farne memoria qui oggi, la raccomandazione che Francesco di Assisi faceva ai suoi frati di predicare il Vangelo e, se necessario, usare anche le parole. Questa forma di evangelizzazione la visse fino alla morte anche Charles de Foucault nel Sahara algerino, con la sola presenza in mezzo ai berberi credenti nell'Islam. Come ai discepoli di Emmaus, così a noi nella liturgia il risorto fa dono anzitutto della sua presenza, per insegnare alla Chiesa che l'evangelizzazione, prima di essere parola, è farsi prossimo, è presenza accanto. Non possiamo certo negare che spesso le nostre liturgie sono a immagine del modello di evangelizzazione che la Chiesa propone. La Chiesa celebra come evangelizza ed evangelizza come celebra. Forse questa è una delle cause che può spiegare il verbalismo che caratterizza le nostre liturgie. Il noto verso di San Girolamo, Sermo silens et silentium loquens, parola silenziosa e silenzio eloquente, sarebbe a mio parere un buon programma per l'Ars Celebrandi. E veniamo ora alla terza parte, la parola. Accediamo adesso alla parte più estesa, a ben guardare nodale del racconto di Emmaus, la parte della parola, dell'ascolto reciproco tra Gesù e i discepoli. A ben guardare la pagina di Emmaus è in prevalenza una discussione, uno scambio di vedute, di interpretazione di fatti. Il testo annota da subito una certa abbondanza di parola, quando dapprima sottolinea che i due conversavano tra di loro di tutto, tutto quello che era accaduto. All'inizio del racconto vi è dunque un'enfasi posta sulla parola, e Luca fa proprio della parola tra i due discepoli il luogo da dove Gesù proviene. Scrive Luca: mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Il risorto sorge dalla conversazione stessa ed è già questa una forma di resurrezione. Non per nulla il lavoro di Gesù, a ben guardare, sarà un lavoro di parola, più esattamente del dare la parola alle scritture. Vi è un primo tempo della parola ed è il tempo dello scambio. Gesù stesso ne dà inizio come al suo solito ponendo delle domande. Nei Vangeli Gesù pone 220 domande. Non si impone Gesù, li osserva, li ascolta, entra nella loro condizione come il Figlio di Dio è entrato nel mondo e come il Vangelo ancora oggi entra nella storia di ciascuno. Sì, Gesù, prima di farsi parola, ascolta, fino ad acconsentire di essere preso come uno che non sa. I due gli dicono: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Si lascia prendere per estraneo ai fatti lui che ne era stato il protagonista. È una forma di kenosi del sapere, pur di guadagnare qualcuno che a volte anche il nostro stile ecclesiale dovrebbe conoscere, la kenosi del sapere. Sembra di sentire Paolo quando scrive in Prima Corinti 9: «Mi sono fatto debole per i deboli,
per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno. Solo chi è consapevole che il suo sapere non è assoluto, lui è disposto al dialogo, allo scambio, che è sempre una dinamica di dare e ricevere. Il Cristo di Emmaus sembra dirci che evangelizzare è anche saper suscitare domande e non solo dare risposte. Evangelizzare è cercare e perfino mendicare il dialogo, così caro a Paolo VI e agli Evangeli Nunziandi, in un rapporto di reciprocità, appunto di dialogo. La Chiesa, certo, ha da dare all'umanità una parola di vita e di salvezza, ma anche l'umanità laica e non credente ha da insegnare alla Chiesa dei grandi valori umani, come è avvenuto nella storia. Allora la liturgia, e in un modo del tutto particolare la nostra pastorale dei sacramenti, sarà una realtà che evangelizza quando saprà suscitare la domanda di fede e non solo rispondere alla domanda di sacramenti. La nostra pastorale sacramentale è annuncio del Vangelo quando non si accontenterà di soddisfare i bisogni religiosi. Diversamente avremmo fatto delle nostre parrocchie dei sacramentifici, erogatrici di servizi religiosi che offrono, al pari di altri produttori, dei beni di consumo. Ma la liturgia cristiana non è mero appagamento dei bisogni religiosi primari dell'essere umano. Non si accontenta di dare una forma cristiana all'innato sentimento religioso. A immagine del Vangelo, la liturgia cristiana porta dalla condizione di homo naturaliter religiosus a quella di homo christianus, portandolo a compimento mediante la grazia di Dio, fino, come dice l'autore della lettera agli Efesini, fino all'uomo adulto, teleion, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Questo è lo scopo della liturgia, raggiungere la misura della pienezza di Cristo. La liturgia evangelizza quando è capace di quell'attenzione che il risorto ha avuto nei confronti dei due discepoli di Emmaus e che ancora Michel de Certeau così considera, cito ancora de Certeau, dice: la sua attenzione li crea e li rispetta, essa li genera alla loro esistenza, e questa via che viene a lui e che è un dialogo con lui. Io mi domando se i credenti di oggi alle nostre liturgie non chiediamo una maggiore capacità di ascolto. Mi domando se i credenti di oggi alle nostre liturgie non chiedano una maggiore capacità di ascolto, di attenzione a loro, di cura, e una minore quantità di parola, magisteri, ammonimenti e perfino avvisi. Interrogati da Gesù, i due discepoli raccontano per ordine ciò che riguarda Gesù Nazareno. Raccontano i fatti avvenuti in modo obiettivo, valido per tutti, per chi credeva e per chi non credeva, per Pilato, per Caifa, per Erode, per Cleopa e per l'altro compagno pellegrino. Per tutti questa era la storia vera, oggettiva, anche per noi. Terminato il racconto, i due discepoli hanno dapprima l'umiltà di lasciarsi rimproverare e giudicare da Gesù, che dice loro stolti e lenti di cuore a credere. E poi lo ascoltano. Diremmo si lasciano evangelizzare. In questo modo i due discepoli si decentrano da loro stessi e dalla loro visione e interpretazione dei fatti, per porre al centro il forestiero e la sua interpretazione dei fatti. Ma anche Gesù si decentra e pone al centro le scritture. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ancora una volta Gesù parla in terza persona. Alla loro conversazione, ricordiamo, su tutto quello che era accaduto,
Gesù mette di fronte tutti i profeti e tutte le scritture. C'è qui una totalità di senso. Questo è ciò che avviene in ogni liturgia della parola. La Chiesa riunita in assemblea per lasciarsi evangelizzare dal Signore si decentra per ascoltare le scritture e la parola di Dio. All'interno dell'assemblea liturgica ciascun credente, ponendosi in ascolto della parola, si decentra da sé, dalla sua interpretazione degli eventi, dalla sua visione della storia, dal suo giudizio su se stesso e sugli altri, e pone non la sua, ma un'altra parola al centro, la parola di Dio. Questo è il principio dell'evangelizzazione. La Chiesa pone al centro la parola di Dio contenuta nelle scritture e vi si sottomette. Nella liturgia la Chiesa si lascia evangelizzare, perché sottomettendosi al Vangelo lascia che la parola di verità la giudichi e la critichi, così come i discepoli di Emmaus hanno accettato la critica del forestiero alla loro interpretazione senza fede dei fatti. Se lo vogliamo vedere, l'Eucarestia, mai celebrata senza ascolto del Vangelo, è il vero e più efficace principio di giudizio e di critica che la Chiesa ha di se stessa al suo interno. Ha scritto Jürgen Molman: la critica della Chiesa dall'interno è Gesù Cristo stesso. Egli è la critica della sua non verità, poiché è l'origine della sua verità. È straordinaria questa affermazione di Molman. Dice: Cristo è la critica della sua non verità della Chiesa, perché è l'origine della verità della Chiesa. E continua: il confronto critico della Chiesa con la società attuale ha la sua importanza, ma è ancora ben misera cosa rispetto al confronto critico della Chiesa con l'uomo di Nazareth a cui essa si richiama, così Moltmann. Sì, questo è per l'Eucaristia, è l'Eucaristia come realtà evangelizzante della Chiesa. Là dove il Vangelo è proclamato, essa è critica della non verità della Chiesa, perché è l'origine della sua verità. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Il risorto rimanda i discepoli non a una generica memoria del loro Maestro, ma a queste sofferenze, li rimanda alle sofferenze, al loro significato. Commenta Sant'Agostino nel discorso 236, appunto sulla pagina di Luca: cominciò a spiegare loro le scritture in modo che imparassero a riconoscere Cristo proprio dal punto dove si erano allontanati da Cristo. Avevano perso la speranza di Cristo perché lo avevano visto morto. Egli, al contrario, spiega loro le scritture argomentando in modo che si persuadessero che, se non fosse morto, non sarebbe potuto essere Cristo. Le sofferenze del Messia, la croce e anche la resurrezione non sono predette dalle scritture, ma sono conforme alle scritture, che è un'altra cosa. Sono secondo le scritture. Ecco il cuore della liturgia di Emmaus: offrire un senso a ciò che umanamente non ha senso. Le scritture generano senso perché il risorto le apre. Il testo di Luca infatti non dice mentre ci spiegava le scritture, bensì mentre ci apriva le scritture. Emmaus è tutto un aprirsi: si aprono le scritture, si aprono gli occhi, si apre il pane, si aprono le menti. E veniamo all'ultimo aspetto, l'ospitalità. Ed eccoci giunti all'ospitalità, e più esattamente all'Eucarestia come spazio di santità ospitale. Come ha scritto il mio priore Enzo Bianchi con una punta di ironia, i due discepoli nel tempo passato insieme con Gesù almeno una cosa l'avevano imparata da lui: l'ospitalità, la carità.
e chiedono a Gesù di fermarsi da loro, di essere loro ospite. Resta con noi perché si fa sera. Resta con noi la parola che trasforma lo straniero in ospite. L'invito è sempre il luogo della soglia, mentre accogliere l'invito significa oltrepassare la soglia per entrare. Egli entrò per rimanere con loro, dice il testo. Si è ospiti quando si entra e si resta. Gesù entra e, come gli hanno chiesto, resta con loro. E ben tre volte, in due versetti, si sottolinea la compagnia di Gesù, quasi a dire che quello stare di Gesù con i due discepoli era particolarmente intenso, carico di significati. Rimani con noi. Entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco si aprirono i loro occhi e lo riconobbero. Lo spezzare il pane è quel gesto che parla solo a chi ha il cuore che già arde per l'ascolto delle scritture spiegate da Cristo. Ed ecco, l'invitato è colui che compie il gesto di chi presiede la tavola, spezza il pane e lo dona. L'ospite è lui che accoglie gli ospiti, a dire che l'ospitalità è riuscita quando chi invita e accoglie è a sua volta accolto da colui che ospita. Questa è la vera ospitalità, essere ospiti di chi si ospita. A ben guardare, con i discepoli di Emmaus il risorto instaura la stessa relazione che nella sua vita creava Gesù con le persone di ogni tipo che andavano a lui. L'ospitalità è un'attitudine dell'essere di Gesù di Nazaret, una sua postura, il suo modo di stare al mondo, di entrare in relazione. La sua è una santità ospitale, come l'ha definita il teologo Christoph Theobald. Una santità che si sottrae per creare attorno a sé uno spazio di libertà, di riconoscimento, comunicando con la sua semplice presenza una prossimità benevola nei confronti di coloro che lo incontrano. Ma in cosa consiste questa santità ospitale di Gesù che anche i discepoli di Emmaus sperimentano? È nient'altro che il tipo di relazione che si instaura e l'effetto che essa produce. Dicono i due, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi? La frazione del pane, il gesto massimo dell'ospitalità, gesto di condivisione che consente il riconoscimento, corrisponde all'estremo ritirarsi di chi lo compie e il suo scomparire. Egli sparì dalla loro vista. Qui raggiungiamo il punto estremo dell'ospitalità, creare spazio per l'ospite, il ritirarsi di fronte a lui fino a scomparire, affinché l'ospite possa ritrovare la sua identità di credente e una nuova relazione si crei tra chi è ospite e l'ospitato. In questo modo la liturgia di Emmaus rivela che ogni Eucaristia che celebriamo è uno spazio di ospitalità reciproca. Il Signore, come la sapienza ospitale del libro dei Proverbi, ci invita alla sua tavola. Leggiamo in Proverbi 9:1-2: la sapienza ha imbandito la sua tavola, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che ho preparato per voi. Noi a ogni Eucaristia siamo i keklemenoi, cioè gli invitati alla cena dell'agnello, alla cena del Signore. E tuttavia sono gli stessi riti di comunione che celebriamo ogni giorno a porci sulle labbra le parole del centurione che fanno del Signore il nostro ospite. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Testo latino che il traduttore italiano del Messale ha reso: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Traduzione legittima, ma pur sempre interpretativa.
L'indignità non sta nel partecipare alla sua tavola, in fondo è lui che ci invita, ma l'indignità sta nell'accoglierlo nella nostra casa, di averlo nostro ospite. Domine, non sun digno sut intra e sut tectum meum. Ecco l'Eucaristia, spazio di mutua ospitalità. Noi ospiti alla tavola del Signore diventiamo a nostra volta sua dimora, sua abitazione. La liturgia di Emmaus ci indica che è sempre più urgente che le nostre liturgie siano capaci di ricreare quel tipo di relazione che Gesù di Nazaret sapeva creare con le persone che incontrava. L'intera esistenza di Gesù è stata una liturgia ospitale, permettetemi questa espressione, e anche le nostre liturgie sono chiamate ad esserlo oggi più che mai. Per questo, negli anni che ci stanno davanti, la santità della liturgia sarà chiamata a declinarsi come santità ospitale, non una santità di distanza, ma di prossimità, non una sacralità di distanza, ma una santità di prossimità. Una liturgia ospitale non è una moda o uno stratagemma pastorale, ma è, lo abbiamo visto, la postura stessa di Cristo, che anche risorto si fa cammino, presenza, prossimità benevola, ascolto, parola, pane spezzato. Per questo, se le nostre liturgie, in particolare modo le Eucaristie domenicali, vorranno essere luoghi di misericordia, non potranno ignorare le profonde trasformazioni sociali, culturali e antropologiche in corso, i cui esiti sono difficilmente prevedibili per noi oggi. La liturgia, così come la nostra pastorale sacramentale, non può non lasciarsi interrogare da quel fenomeno che sempre più osservatori definiscono disturbo della definizione dell'umano. L'umano non è il destinatario passivo delle nostre liturgie, ma è la materia stessa di cui le nostre liturgie sono fatte. Ignorare queste trasformazioni significherebbe non sapere più di quale umanità sono formate le nostre assemblee liturgiche. Le nostre liturgie non potranno poi non confrontarsi con la progressiva mutazione o frammentazione dei modi di credere che l'avanzare della secolarizzazione produce, specie tra i giovani e in particolare le giovani donne. Dobbiamo constatare che le nostre liturgie sono impostate su un modo di credere che con il tempo sarà sempre più diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a oggi. Di fronte a tutto questo, le nostre Eucaristie domenicali, per essere cammini di misericordia, saranno chiamate a diventare sempre più spesso spazi di santità ospitale. E l'ospitalità è accoglienza, ristoro, riposo, sosta, riconoscimento, nutrimento. Liturgie dove le persone possano trovare conforto, consolazione e sollievo. La liturgia che ci attende sarà la figura del Cristo che proclama: «Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Misericordia non solo per i peccati intesi come singoli atti, ma soprattutto misericordia nei confronti delle condizioni di vita, delle situazioni esistenziali segnate spesso da fragilità, debolezza, fatica. Misericordia di fronte a risposte sbagliate date a domande di senso giuste però. Di fronte a evidenti fallimenti, esito però di un autentico cammino di felicità. Guardiamo a volte le domande giuste e non solo le risposte sbagliate. Guardiamo i desideri autentici di felicità e non solo gli evidenti fallimenti. L'Eucaristia, cammino di misericordia, ma di una misericordia intelligente, che si esprima attraverso una liturgia che dia ragioni per continuare a credere. Dunque una liturgia
che sia credibile agli occhi dei cristiani e di cristiane sempre più secolarizzati, cioè sempre più disincantati, che cercano di essere credenti e non creduli, non semplici praticanti di una religione, ma discepoli del Vangelo. Una liturgia credibile è quella guidata e animata da persone credibili, la cui autorevolezza nella cultura contemporanea non è più data dalla funzione o dall'ufficio, ma dalla coerenza tra ciò che dicono e ciò che sono. Sarà spazio di misericordia una liturgia dove le parole sono portatrici di senso e non formule recitate, e dove i segni sono testimoni di una rivelazione. Tutti i segni liturgici, infatti, siano essi riti, gesti, ma anche abiti, canti, musiche, opere d'arte, sono i segni di una verità consegnata alla fede dei credenti. In conclusione, l'Eucaristia è cammino di misericordia quando è disposta ad accogliere e ascoltare la debolezza della fede e la fatica di sperare dell'uomo e della donna di oggi, consapevoli sempre che, come disse il cardinale Giovanni Battista Montini intervenendo in concilio il 22 ottobre del 1962, proprio nella discussione sulla liturgia, Montini disse: «Liturgia nempre pro minibus est istituita, non homines pro liturgia». La liturgia è per gli uomini, non gli uomini per la liturgia. Grazie dell'attenzione.